Adesso creiamo l'atmosfera per fare l'albero di Natale. Andiamo a fare l'alberetto di Natale. Andiamo, dai, yeah. Allora, ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Eccoci qua a fare l'albero di Natale. Abbiamo scorgitato il posto. Come ben sapete, avevamo difficoltà nel cercargli un posto perché il nostro albero è 1,80. 1,80? Sì, comunque beh, è grossissimo e molto largo. Inizialmente l'abbiamo sempre fatto in questo spazio qui dove Aaron, in mezzo a queste due colonne, in questo qui, e ci stava benissimo. Poi giustamente Aaron è stato sfrattato dalla cameretta perché è di questa bambina qua e Aaron è stato messo qui, perciò praticamente non abbiamo più spazio. Ora abbiamo levato il puff che era lì. Lo faremo dove è adesso Giordano, il suo ambito. Sacrificheremo ovviamente il balcone qua dietro, ma tanto noi non uscivamo mai. Comunque sia, qui c'è sempre spazio per aprire la finestra, per fare giusto arieggiare casa. Secondo me arriverà qua, quasi a coprire, diciamo, la TV, che è di circonferenza abbastanza grande. Però possiamo avere alzare un pezzo, tanto dietro lo vedete, un guattamo dietro, che ne pensi? Noi non recuperiamo quei 30 cm. Potevamo anche cambiare albero e farlo più piccolino, però stare a spendere soldi per 10 giorni contro vuoi tenere questo albero, non ci frega niente. Lo piazzeremo lì e basta, sti cavoli. Comunque sarà bello lo stesso. Il suo primo Natale, il suo primo Natale, il primo Natale insieme a te. Iuh, amore, questo maglioncino rosso, tu sei carina, dai, va. Iniziamo. Allora sì, di qui abbiamo l'albero, sì, guardato dall'altra volta abbiamo lucine, palle, festoni e chi più ne ha più ne metta, fuoco acceso, la musica c'è, a ritmo di musica lì PlayStation funziona. A me fa ridere Giordano che ha messo questa musica qui, ma se ci dovesse essere il copyright sarà un casino, perché questa musichetta che sentite non l'ho editata dopo, sta proprio nel video stesso, cioè l'ha messa lui con il telefonino. Speriamo che non ci sia il copyright, altrimenti è tutto silenzioso. Sì, mo ci bannano. Vai. No, mettiamo senza, se fosse così mettiamo senza monetizzazione, chi si è visto si è visto. Pazienza. L'abbiamo tutto aperto, oddio la punta no, forse perché siamo due nani e non ci arriviamo e nessuno dei due è andato sul giro. È andato sul giro, è vero. Vediamo qui sta tirando fuori le luci. Mo tocca vedere quali mettere. Qui abbiamo tutte le palle, pallette e tutta la robetta che ci serve. Niente, adesso procediamo a riempire tutto questo albero. Devo buttare comunque questo. Ci sta carinissimo. Sì. Ci sta carino. Devo buttare questo perché si è smontato tutto. Guarda, tutti questi pezzetti neri, vedi? Via. E niente amici, io e Sami con la piccoletta e Aaron. Nell'atmosfera, nel pieno dell'atmosfera natalizia creata e tutto quanto, ci siamo ritrovati a dover interrompere il tutto. Poi che non avevamo le lampadine perché si sono fulminate. Voi dovete dire com'è possibile che anche se sono ferme, congelate un anno dentro a una scatola, una busta, le lampadine si possano fulminare tutte insieme. Poi con l'occasione voglio prendere pure un pupazzetto, un qualche cosa di simpatico da mettere lì vicino, mi ha chiesto Sami, quindi andiamo a vedere. Però prima devo vedere se ho chiuso il furgone, perché io scordo di chiudere. No, lascio sempre aperto il furgoncino, non è chiuso. Okay, vediamo cosa troviamo. E già che ci stiamo, se vado a prendere pure un qualche dolcetto, qualche cosetta da mangiare al volo, vai. Vediamo. E niente ragazzi, ho trovato questi qui, però pupazzetti luminosi non ce ne sono. però penso che poi le prenderemo insieme a Sami, una volta che stanno a fare una passeggiata in giretto. Devo dire che stanno aumentando i prezzi anche di queste qui, raga, anche se io tanto un occhio ce le butto, insomma, queste cose qua. Vi faccio presente che sono aumentate anche lucette di Natale, ovviamente, come tutte le altre cose. Vabbè, piccole considerazioni. Adesso niente, acquisto queste e ritorno a casa, finiamo di fare l'albero di Natale. A dopo. Allora, dopo che Giordano è andato a recuperare le luci, cioè ogni volta è così, e Sofia ha ceduto e sta dormendo, e adesso do una mano a Giordano perché l'abbiamo sempre fatto insieme, però avendo adesso Sofia io ho da fare, non posso stare appiccicata qui, però adesso dorme e gli do una mano. Intanto mi sto mettendo le prime lucine blu. Ed ecco qui che anche nella nostra casa si respira l'aria natalizia. Però facciamo un po' di cappellini, eh? Un po' di cappellini. Sì, raga, abbiamo improvvisato con l'abbigliamento, abbiamo messo un qualcosa di rosso, perché il completino di Sofia con le renne e tutto il resto è fuori e non mi si è asciugato. Dovevo andarmi a comprare una maglietta per me e per Giordano, ma cosa che farò? Per farci una foto abbinati davanti all'albero. Adesso era giusto per fare appunto solo l'albero. E poi Ghi. Io e Sofia siamo venuti qui in salotto tutte contente per vedere l'albero, ma l'albero è spento. Ma perché? Perché l'albero è spento? Guardate. Andiamo a chiedere a papà perché l'albero è spento, perché sicuramente sarà stato lui. Vero Sofia? Andiamo, vieni con me. Giordano sta a fare un casino. Giordano sta facendo un casino qui in cucina, raga, sta a fare il fritto da tutte le parti. Guardatelo. Ora, spiegami perché hai spento l'albero di Natale. Perché c'era Aaron che si ritrovava un matto. Oh, basta mettere il sale, ti ho detto. È salato. Sono salatissime. Di... lo assaggiate! Queste sono altre, oh. Fate adesso! Sì, ho capito, ma potevi mescolarle con quell'altra, ne sono tantissime, non puoi aggiungere. Allora comunque raga, mi sta a fare un bordello. Tu mi hai chiesto, eh? Un bordello! Quando cucino però cosa... sai che friggevo mai, dillo, eh! No, mai, però... difficilissimissimo! Quando cucino un uomo... un casino! Però vi posso dire che cucina... a breve, per quest'estate ho in mente di fare... chiaramente fornelli di fuori per poter allietare la mia mogliera con delle ottime fritture esterne. Assolutamente no, io non friggo. No, la frittura di pesce come se la mangiamo? Fa male a fegato. La frittura di pesce, l'anelletti di pesce. Dal ristorante a mangiare. Sì, beh. Pure il forno la pizza no. Ma che sonno che abbiamo qui! Ma quanto sonno, mamma! Cioè raga, eravamo tutti in rosso, basta. Fine. È stata una finta. E oltretutto fatto l'albero, una cosa e un'altra per trovarlo spento. Giordano, buh, diglielo, buh. Papabù! Papabù no. Ho tolto gli occhiali perché faceva riflesso e mi dava fastidio. Il nostro primo Natale, amore di mamma. Che emozione! È il nostro primo Natale insieme a lei. No, che nostro già abbiamo. Ma nostro parlo da me e lei. Il nostro primo Natale. Amore dei bambini sua. Sarà molto più emozionante, sarà molto più significativo per me. Sarà molto buccioso. Sarà molto buccioso. Che si può fare questa manina? Devo acchiappare, acchiappa i chicchini, dai, acchiappa. Quanto è dolce, regà, quanto è piccola. Quanto è patatina. Oggi è stata un angelo, non ha aperto bocca, non ha mai pianto, niente di niente, non si è mai lamentata. E poi, raga, proprio a gode, sto proprio godendo, perché si addormenta alle 11 e questa mattina si è svegliata direttamente alle 7, no, le 7 erano, le 7 di questa mattina. L'ho allattata, ci siamo riaddormentate per risvegliarci alle 9:30. Bello, bello, bello. Ma così me lo sta facendo già che sono 3-4 sere, eh? Non posso lamentare. Eh sì. Non alle 7, non ha fatto tutta una tirata così, però fino alle 5 del mattino nelle scorse serate, sì, alle 5 e poi direttamente 8:30 così. Però arriva stamattina, ma sono scordata. Adesso sbadiglia. Adesso sbadiglia, sapete perché? Perché comunque fa piccoli riposini il pomeriggio, non dorme completamente, non mi dorme 3-4 ore il pomeriggio. Ma che so ormai? Mo si è imparata a fare lo scrocchio. È una vecchietta, no? Che vecchietta che sei? Vuole mettere la dentiera. Bella. Questa sera Grande Fratello, Giordano puntualmente giocherà, sì. Quando c'è il Grande Fratello e sono impegnata e contento perché è libero di starsene tranquillo a giocare alla PlayStation. Anche se c'è una connessione di merda. Sì, sta connessione, raga, Wind ci ha tradito perché i primi tempi andava benissimo. Mo non si sa che è successo, da 7-8 mesi a sta parte in va. Sì, c'ha sonno, strofina gli occhi. Non lo so. Comunque sta perdendo i capelli, raga, la testa è chiazze. Amore di mamma. Bella patatina mia. Vabbè, qui raga. Se si cucina, io vado a lei, mi sono appena montata un video, Giordano me l'ha tenuta qui sul seggiolone, però adesso l'ho presa un pochetto in braccio in modo tale che ce la posso rimettere mentre ceniamo e sta buona, perché se ce la lasciamo per tanto tempo va a finire che poi, ahia, che poi a cena si scazza e dobbiamo cenare praticamente in piedi con lei in braccio. Allora, io sono qui in camera da letto con la TV a guardare Grande Fratello. Giordano mi è andato a prendere un frozen, che sarebbe yogurt tipo gelato, con all'interno cereali e varie creme come quella di nocciola. Si è preso Sofia. Noi ogni tanto facciamo così, mi lascia un momento sola nel godermi questo yogurt e il Grande Fratello. Finito lo yogurt, mi riprendo Sofia e inizia la serata di Giordano, cioè giocherà alla PlayStation e basta. Così abbiamo sia io un momento mio sia lui un momento suo, senza Sofia, ecco. E niente raga, io concludo qua questo video e vi mando un grosso bacione. Questo video era giusto per fare l'albero insieme, oggi non avevamo per niente voglia, però alla fine è venuto bene il risultato, anche il posto è carino, ci sta bene. E niente, vi mando un grosso bacione e al prossimo video. Ciao ragazzi.